con il diacono Nino non abbiamo fatto che in questi anni, in questi mesi, fare benedizioni e poi poter essere tumulate, aver pregato con i parenti che gli permettevano di venire, dire qualche parola di conforto, sperimentare quella direi pastorale, quella missione della compassione e della speranza che si vive in questo luogo. Salve a tutti, sono Don Paolo Ielo, sono il parroco della parrocchia Sant'Elia Profeta, che è anche la cappellania qui nel cimitero monumentale di Reggio di Centro. Ci stiamo dirigendo verso la cappella, che è il luogo in cui, ecco, si sperimenta, dire, il mistero della compassione e della resurrezione. Dicevo, il ministero della compassione e della speranza, che in questi anni, da quando sono diventato parroco, ho condiviso con il diacono Nino Quaresima, che con me, ecco, ha portato avanti questa pastorale. Dicevo la pastorale della compassione, perché, ecco, proprio in questo luogo, soprattutto nel tempo della pandemia, ecco, le benedizioni alle salme sono state tante e tanti sono stati, ecco, quelle persone con cui, ecco, abbiamo cercato di donare il giusto conforto, le giuste parole che, nonostante quel periodo, sono stati momenti veramente drammatici, quando nemmeno i parenti potevano avvicinarsi e accompagnare, ecco, i loro congiunti. Tante volte con il diacono abbiamo benedetto delle salme solo con il feretro e le ditte che li accompagnavano. I parenti nemmeno potevano entrare per dare il loro saluto. Questo è stato un momento veramente difficile, dove ho sperimentato, direi, la solitudine, e dove ho sperimentato il dramma, di un'umanità che certamente veniva piegata da un qualcosa di così nascosto, ma così pericoloso. E anche qui tutto questo si sperimentava in questo silenzio, un silenzio ancora di più eloquente, un silenzio che diventava quella parola certamente di speranza, ma di resurrezione. L'uomo davanti al mistero della morte si ferma, e proprio in questo luogo la mente dell'uomo non fa altro che ripetere questa domanda: perché? Perché la sofferenza? Perché il dolore? Perché la morte? E in questi anni, assieme a Nino, abbiamo cercato, anche nei silenzi, di donare, direi, la compassione di Dio. Ministero del cappellano del cimitero è un ministero delicato, perché davanti alla morte di giovani, di anziani, a volte non ci sono parole che possano dare conforto, ma guardare, ecco, alla resurrezione di Gesù. Infatti, questa cappella vede l'immagine della resurrezione, dove diventa l'unica speranza nel cammino nella vita, nel cammino della storia, dell'umanità. Oggi le famiglie preferiscono portare direttamente qui i loro cari, i loro congiunti, per una benedizione e poi poterli seppellire, dare una degna sepoltura. Ultimamente, ecco, purtroppo abbiamo avuto, per situazioni contingenti, dei gravi ritardi che, come vedete, ancora lasciano tante bare dentro, ecco, questa cappella, che è titolata
a San Giovanni Battista. Una cappella che, ecco, ancora vede delle salme che sono in attesa di essere tumulate e quindi di poter, ecco, al più presto trovare quella riposo come è giusto nella nostra tradizione cristiana, i nostri defunti devono avere. In questi anni, soprattutto in questo tempo della pandemia, veramente sono stati di grande aiuto gli operatori che lavorano nei cimiteri, tanti collaboratori che, ecco, ci hanno permesso di poter assolvere la nostra missione. Ricordo in maniera direi forte, un pomeriggio quando in pieno lockdown non c'era un'anima per le strade, non si vedeva nulla ed io sono arrivato accompagnato dalle forze dell'ordine per poter benedire una salma che, ecco, assieme agli operatori delle pompe funebri abbiamo accompagnato, seppur non conoscevamo né il volto. Nella storia conoscevamo solo un nome. Ecco, allora, ecco, loro sono quelle persone che per lavoro, ma io dico anche per missione, perché sono chiamati anche loro a essere uomini, ecco, che possano dare parole di conforto in momenti veramente drammatici. Come anche accennava Don Paolo, le famiglie sono state private anche del semplice accompagnamento del proprio caro, deceduto per Covid. Non hanno potuto vestire le salme, oppure dare l'ultimo saluto in ospedale. Ovviamente questo dolore negli ultimi 3 mesi si accompagna a quest'altro dolore cimiteriale, dove non si riesce più a sistemare il proprio caro con serenità nei posti. Come vediamo, abbiamo solo in questo cimitero qui 30 salme in attesa e quindi siamo in una situazione ancora oggi di impasse. Ovviamente nell'emergenza non è che nessuno ha la bacchetta magica. La Chiesa sì, medesima ci aiuta, ci viene incontro sulle famiglie, sugli orari, su come fare un funerale, magari hanno un impegno, lo abbandonano e ci fanno il funerale. Per questo devo dire che Reggio Calabria si è sempre contraddistinta, a differenza del nord, dove la domenica non fanno i funerali, il sabato altrettanto, cioè viene trattato solo il lato commerciale, diciamo così, del funerale, mentre qua ancora abbiamo, ringraziamo a Dio, questa calda, diciamo così, amicizia della Chiesa che si immedesima attraverso i parroci che sono sul campo a fare tutto quello che si deve fare. Vanno dalle famiglie, fanno le benedizioni, insomma non si sono mai tirati, Covid o non Covid, non si sono mai tirati indietro, sono attenuti sempre alle regole del Covid, però umanamente parlando è veramente qualcosa di eccezionale, i nostri parroci, nessuno escluso. Qui la realtà della speranza parte dalla resurrezione e diventa concretezza di eternità. E certamente sono consolanti le parole che l'Apostolo Paolo con forza ribadisce alla sua comunità: che cosa mai ci potrà separare dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, il dolore, la malattia, neppure la morte ci può allontanare dall'amore che Cristo ha donato per ciascuno di noi.